Ciao cari amici followers, non vi dico tanto benvenuto, non mi perdo tanto inconvenevoli perché sono fermo sulla Salerno Reggio Calabria all'altezza dell'uscita Sibari Spezzano Albanese a 700 metri, mi inquadro solo io, non posso fare riprese altrimenti poi dovrei fare la censura che non riesco a fare perché non riesco a collaborare con dei collaboratori a distanza in quanto non riesco a trasferire i file né con WeTransfer né con Dropbox né con Telegram che ormai non funziona più. Sono qui fermo, vi dicevo, perché c'è un incidente per cui ci sono stati dei feriti, ho chiesto se fossero gravi o meno, mi è stato detto non gravi, però uno di questi è intrappolato nelle lamiere. Sono venuti nell'ordine due macchine della polizia, poi un camion ANAS, quindi è venuta l'ambulanza, adesso sono venuti i mezzi dei carabinieri e prima ancora è venuto l'elicottero che si è posto sul luogo. Naturalmente invece di farci passare io sto male perché dovrei necessariamente usare la toilette, non posso farlo, sono bloccato qui in macchina, invece di farci passare da qualche corsia si sta rimandando tutto con un continuo via vai di persone che vanno avanti e indietro e intanto il tempo passa. Uffa, ho provato a sentirmi al telefono ma adesso dovrei veramente andare al bagno, non so come fare. Mi fa tanto piacere che il video di ieri sera, quello delle pizze, vi sia tanto piaciuto, tanto da realizzare in poco tempo un record di visualizzazioni, oltre le 100.000 in neanche 17-18 ore. Aspettatevi questo video che pubblicherò non appena riuscirò a rientrare a casa, poi ce ne sarà un altro programmato, quindi ce ne sarà uno su dove conto di fare un grandissimo numero di visualizzazioni e questo l'ho realizzato ieri sera, cioè lunedì, oggi è martedì di questa settimana. Mi sono divertito tanto, non sono stato assolutamente né imbarazzato né male di stomaco, ma sono stato talmente bene che questa mattina ho fatto un'abituale colazione con caffè lungo, leggermente lungo, e due sfogliatelle di quelle piccoline alla ricotta che ho mangiato in un secondo tempo mentre tornavo da un impegno che ho avuto in città. Adesso si dovrebbe smuovere qualcosa, provo a chiedere scusatemi, si sta smuovendo qualcosa? No, ma ci vuole un po' di tempo perché... E uno che deve andare al bagno come fa? Scusate, se mi metto lì poi mi fanno la multa. Magari mi metto la macchina lì e vado a controllare la lamiera. Grazie. Niente, adesso devo cercare di risolvere così. Magari parcheggio la macchina dall'altra parte e quindi siete avvisati. Se mi vedete fare la pipì, mi dispiace, non sono un fuorilegge, ma ho necessità. Devo cercare di risolvere. Vediamo un attimo quello che riesco a fare. Ancora sto un po' con voi.